Dalle prime luci dell'alba di questa mattina, i carabinieri della compagnia d'Imperia hanno eseguito 15 misure cautelari, delle quali 10 in carcere e 5 di sottoposizione agli obblighi di dimora. A tutti è stato contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno di persone anziane. In particolare, nell'ambito dell'attività investigativa sono stati scoperti 42 casi di truffe portate a segno o tentate, posti in essere nell'ambito delle regioni del centro e nord Italia.